Salve a tutti, siamo qui insieme a Maurizio a testare nella nostra notte di test questo nuovo sodo Linux CTS Verona 2014 che abbiamo intenzione di divulgare per risolvere i problemi di chi dovrà abbandonare XP perché non sarà più supportato da Microsoft e quindi si troverà orfano di un sistema operativo con molti computer pieni di software didattico che non girerà più. Allora, sodo Linux CTS Verona 2014 l'abbiamo inteso farlo con un'interfaccia il più possibile simile a XP. Infatti, dal menu applicazioni si accedono ai software, qui ci sono le risorse e qui dei lanciatori d'avvio veloce il più possibile simili a quelli che ha Windows. Quindi un'interfaccia molto friendly, là, il tasto spegni. Ecco, senza entrare nei dettagli, perché questo è ancora un prototipo, lo sfondo sarà questo, ci sarà la home che sarà la cartella documenti, il cestino, quindi da qua si accedono a tutte le risorse del computer e quindi appena si installa una chiavetta si vede e così via. La cosa che mi interessa mostrare in questo piccolo video è che dall'accesso universale siamo riusciti a isolare questo nuovo programma, il lettore vocale G-Speech. Era una nostra scommessa. E finalmente ci siamo riusciti. Adesso vi mostrerò il funzionamento. Il lettore vocale è questo qui, ci permette di scegliere dalle preferenze la voce, la Germania, la tedesca, l'inglese, l'americana, la spagnola, la francese e l'italiana. E una volta scelta la voce, io posso con la finestra multimediale, come Carlo Mobile dell'Anastasis, avere un'interfaccia mobile davanti che mi dà la possibilità di poter leggere qualsiasi testo che io desidero. Adesso cambio monitor, potrei averne 4 o 5, ma qui ne sono 2, e quindi posso leggere tranquillamente posso leggere tranquillamente i testi. Adesso vi mostro un pochino come si fa. Allora, stiamo facendo queste prove con Maurizio e abbiamo preparato su questo monitor vari documenti per fare delle prove. Un documento in presentazione, un documento in inglese, questo è un PDF, è un libro di geografia su National Geographic. Scelgo la lingua italiano, seleziono il testo, come si farebbe con i software più costosi, e clicco Leggi il testo. Come lavorano i fotografi del National Geographic? Posso fermare il testo dopo averlo. Il lavoro che si nasconde dietro ogni articolo della rivista non è semplice come potrebbe sembrare a prima vista e richiede una grande professionalità. E posso alla fine del testo salvare il testo in formato WAV per adesso, perché non abbiamo incaricato il codec MP3. Quindi lo chiamo Geo. Dico che vada a salvarsi sulla scrivania, dico ok e poi sulla scrivania troverò il file Geo, eccolo qui, il file audio del testo letto. Quindi è una grande e forte funzionalità che prima non c'era. Provo a leggere qualcosa da un giornale, ecco, seleziono, questo qui è il fatto, gli dico leggi il testo. Contravendita senatori, Dafi e Cassini, uniti contro Grasso. In nome di Berlusconi il centrodestra. Ecco, come vedete è proprio il giornale di oggi. Adesso facciamo l'ultima prova, proviamo a leggere, questo è un testo di una presentazione, ma lo salto, un testo in inglese. Scelgo la lingua, vado su inglese o americano, scelgo inglese perché siamo un pochino più facilitati, seleziono come prima il testo e dico leggi il Now testo. read first recorded, perfect day, in 1972 for his album, Transformer. In 1997, the BBC used the song in an advert. Now read. Ecco, come si è potuto vedere da questo video, questa funzionalità di lettore di schermo PDF è veramente strepitosa. Ecco, questo invece è un file normale, credo che sia un writer o qualcosa del genere, anche qua. Seleziono, cambio la lingua in italiano. Ah, è un PDF, sì, è un PDF che abbiamo generato con Maurizio mi fa il segno che io l'avevo sbagliato, generato da un writer. Ecco. Novità del DVD, sodi Linux, chiocciola, ts, punto, vr,
novembre 2012. Ecco, non mi dilungo più per far capire che insomma ce l'abbiamo fatta. Adesso abbiamo un lettore di schermo fantastico che ci permette, grazie a questa interfaccia mobile, di poter leggere qualsiasi testo. Sto Linux ancora in prototipo 2014, spero che riusciremo a finirlo per poterlo divulgare. Avrà i software didattici tradizionali, ma naturalmente con alcune aggiunte e aggiornamenti ai quali ci stiamo lavorando. Io, Maurizio, che è qui con me. Basato sull'Ubuntu Ah 13.10. sì, mi dimenticavo di dirlo. 32 bit, aggiornatissimo, si può mettere anche sulle macchine che hanno attualmente Windows 8, e però ovviamente non andrà sulle macchine troppo vecchie, per quello resta il Sode Linux 2012. Software didattico ne abbiamo messo tantissimo, è tutto software aggiornato alla distribuzione di adesso. Per adesso è abbastanza e vedremo di finire in fretta per poterlo divulgare. E speriamo di metterlo a disposizione. Buonasera a tutti, Francesco Fusillo e Maurizio Maragoni. Margoni. Il lavoro che ci sta sotto è quello di Giovanni Caruso, e quindi buona fortuna a noi e a voi.